Ciao caro Sazzi, faccio piano perché è tardi, ci sono le 4:30 di mattina, così da tanto per dire. Stavamo girando su Facebook, no? Ora, molti di voi, soprattutto le ragazzine, purtroppo, conosceranno un certo Marco Philadelphia, che non è una persona che si spalma nei panini. Potrà avere 18 anni compiuti da poco e si crede un poeta, e molti lo credono tale, purtroppo. L'erede di Francesco Sole, che già ce ne bastava uno, porco zio. Io, come avete notato sicuramente, detesto questi tipi di video. Siccome lui non lo conosce, dobbiamo farlo conoscere a una persona come Mr. Whiters, ragazzi. Siccome il titolo più idiota di questa pagina, per esempio, i per sempre finiscono sempre. Sì, ancora non l'ho visto. Tu mi raccomando, guarda. Io guardo. La ragazza che potrebbe farmi innamorare sicuramente non farebbe innamorare anche gli altri, semplicemente perché molti ragazzi cercano la perfezione. Io, per quanto assurdo, cerco l'imperfezione. E ditemi, cosa c'è di più bello di tutto questo, dello sbagliare insieme, del crescere insieme commettendo errori e cercando senza fretta di migliorare? Insieme, sempre insieme, cazzo. Cazzo. Adolescenti non si avverano mai e per sempre finiscono sempre. L'unica, una di quelle persone da cui vorresti scappare il più lontano possibile, ma nonostante tutto, non lo fai. Abbiamo telefono. Abbiamo telefono. Ha buttato il telefono. Nella vita si commettono tanti errori, se no non avrebbero mai messo le gomme sopra le matite. Voglio trovare una persona che Le potrebbe bombe pagare sono le le bombe tasse. sono le Più sarà difficile vincere. Abbiamo due casini talmente grandi che solo insieme possiamo essere giusti. Tutti noi diciamo di volere la ragazza semplice, quella con la maglietta e i jeans, quella che non si latina, che non fuma per sentirsi più grande e non vuole essere il centro dell'attenzione. Perché in fondo le persone di cui ci innamoriamo, la ragazza che non potremo mai cercare. Non c'è cosa più bella che amare la semplicità. Però il problema è che quando ce la rendiamo brutti che siano, servono per migliorare. Stare con te. Sei impulsiva, arrivi sempre in ritardo, bipolare, nervosa, non riesci mai a controllarti, egocentrica, non ti va mai bene niente, viziata, mi rispondi male, urli, non hai mai fame, ma alla fine mangi la mia pizza, sei sbadata. E dopo aver letto questa lista infinita di difetti mi chiedo, come farò a starne senza? Solo chi ha fatto dei difetti in pregio può dire di aver amato davvero. Beh, io ti ho amato davvero. Virgola non c'è in quello che dice. Ogni cazzo di suo video sembra lo spot del Cono 5 Stelle San Montano. Che mi stava sul cazzo. Andiamo, ci perdiamo, ci prendiamo, chi è sempre cannola, che non va a picchiare, sempre coni. Fate qualcosa perché ricordatevi che portare rispetto all'ambiente è come portare rispetto a se stessi. Una storia di Marco Filadelfia. Minchia che storia. Mamma mia, i colpi di scena. I fratelli Grimm. Domanda da $1 milione. Cos'è che ci rende davvero felici? Un postulato che consentirebbe a tutti di raggiungere. Parla al plurale. Perché forse io sono il primo ad aver messo piede su quell'aereo. Con due valigie cariche delle mie più grandi speranze. Due valigie spongono due tette. Mi piace chiamarle così. Due valigie. Caro Marco Philadelphia, un po' di nozioni sull'editing. Fa un culo l'editing. Aspetta, vai. C'è gente che pensa che questi siano contenuti originali. Profondi, non urtiamo la sensibilità altrui, ok? Ok. Tu usi la tua voce per questi video, come li possiamo chiamare? Dei video non pensare quello che stai pensando. Messaggi dei com. Questo, ma narri qualcosa che secondo te ha un non so che da comunicare, da trasmettere alle persone che ti seguono, no? Ci può anche stare, no? Attenzione, quello non sono io, neanche lui. Se tu hai scritto una cosa che reputi carina, scusate, tu metti l'enfasi nel dirla, ci sta. Però, perché usare tutto questo riverbero? Non si capisce una minchia. Cioè, se tu già hai una voce non proprio da doppiatore italiano, hai un timbro vocale di merda, una virgola non la rispetti, non la rispetti, perché tu sicuramente le metti le virgole, non sto dicendo questo, però la cacca è rosa, quindi la cosa le ti mangi le parole, quindi o metti le pause o se no
respira, perché se no non si capisce. Ti devo ascoltare due volte e io una volta già faccio un sacrificio ad ascoltarti. Il montaggio può essere carino del video, ok? Ma il riverbero non lo devi mettere, perché se tu parli piano, la cacca è rosa, la cacca dell'era è rosa, e poi metti il riverbero per 100 volte, io sento la cacca rosa, la cacca rosa, non si capisce una minchia. Lui ride, ma molta gente la penserà così come la penso io. Se tu vuoi dire una cosa, dilla. Poi se a uno fa cagare, se a uno piace, benissimo. Ma se tu metti il riverbero, non si capisce quello che vuoi trasmettere. Dà fastidio, sembra uno sciame d'api che tu mentre parli... ti rompi i coglioni. Oggi mi sono innamorato, ho visto una persona con la bicicletta ed era troppo sexy, 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 sexy. E si sente sempre sexy, sexy. E tu parli di solo sexy. Hai da dire qualcosa tu? No. Allora, siamo arrivati al 29 maggio. Io non ho 29 maggio? Perché noi ragazzi, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile e maggio, possiamo non fare un cazzo, cattivo, uscire, andare a picca, andare in discoteca, Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, bravo, così. Tranquillo, papà, matematica 7. Papà, papà, ho preso 7 in matematica. Bravo, tattone, quest'anno si va riccione. Perché fa così con la destra? Non lo guarda, fa 11 di più, fa 5 e mezzo, quindi... te lo passano, se non fai. Quanto cazzo si muove con la testa? Tutto il tempo al posto che andare è... questa è quella che succede in casa mia. Sento il vuoto dentro di me. Senti il vuoto dentro di me. Però arrivi a giugno, giugno inizia il caldo, maggio inizia il caldo, scabottate tattiche con gli amici, ritardi tattici, colazione in centro, inevitabile, perché quell'amico che ha chiesto di uscire 8 volte e tu gli dissi no, non posso uscire oggi. E tu gli dissi, e tu gli dissi. Gli dissi, tu gli dissi. Inevitabile, perché quell'amico che ti aveva chiesto di uscire 8 volte e tu gli dissi no, non posso uscire oggi perché devo giocare a calcio. E tu si offende fuori con lui. Tu gli dissi. Non sono più amico, ma mi metto fuori, ma alle 10 io entro. Alle 10 vai davanti. E noi te lo facciamo il dissing. Ti disso HRDM Mr. Whiters. Filadelfia. Non quello da spalmare, ma quel che scrive poesie che fan cacare. Non sai parlare, ti mangi le parole. Come chi? Ma dai, quello lì, Francesco Sole. Almeno quello nel montaggio non è male. Sarà raccomandato, ma ci può stare. Invece questo Marco non lo posso tollerare. Quel riverbero del cazzo che niente fa capire. Ma Cristo Santo, chi lo volete dire? Poi rimembro il tuo cognome e penso... Kraft. Poi ti riguardo e penso... Crack. Caro Marco, non pensar che t'odio. È solo che, secondo me, non ti meriti sto podio. Farai bagnare le ragazzine, ma cresceranno. E un giorno, riguardandoti, si pentiranno. Adesso basta. Non voglio esagerare. Però, Sole, Filadelfia. Ma cos'è? Un negozio alimentare.